Uno sguardo nella rete, il nostro spazio dedicato ai blog e ai siti cattolici. Oggi, visitando appunto il web, abbiamo trovato un interessantissimo sito, Vino Nuovo, questo è il titolo, e noi vogliamo parlarne con uno dei promotori, Giorgio Bernardelli. Benvenuto Giorgio. Oi. Grazie per essere qui, sicuramente è un'occasione questa per presentare alle persone che ancora non lo conoscono questo interessantissimo sito. Non è un giornale online, ma un blog collettivo su temi, problemi e storia dei cattolici oggi in Italia, ma è tanto altro e noi vogliamo sentire proprio la sua voce, la sua descrizione di questo sito. Innanzitutto, come è nata questa idea? Ma l'idea è nata dal confronto tra alcuni amici giornalisti cattolici come me che lavorano in tante testate e sentivamo un po' il bisogno anche di uno spazio un pochino diverso, un po' meno paludato rispetto a quello che giustamente è lo spazio riservato al nostro lavoro, che è quello di raccontare fondamentalmente quello che accade nella Chiesa e tra i cattolici oggi in Italia. Sentivamo però il bisogno anche di uno spazio un po' diverso, uno spazio in cui si potesse ragionare in maniera molto libera, molto aperta, ciascuno presentando qualche riflessione buttata lì e da condividere un po' insieme, senza la pretesa di avere la verità in tasca, ma semplicemente per abituarsi un po' a quel tema dell'opinione pubblica nella Chiesa, cioè di un confronto anche un pochino franco tra i credenti e soprattutto tra i laici, su dove stiamo andando, su quali sono le sfide che abbiamo davanti. Noi intanto visitiamo anche il sito, quindi l'home page, presenta diverse sezioni, però è molto chiaro tutto, c'è anche una bellissima presentazione, c'è l'home page, le firme di coloro che collaborano a Vino Nuovo e anche i temi trattati. Vogliamo citarne qualcuno, qualche nome sicuramente conosciuto dai tanti, può citarlo lei stesso? Sì, certo, ci sono alcuni nomi molto noti, c'è Luigi Accattoli che tiene una rubrica molto preziosa per noi che si chiama Dimmi una parola, andando a scegliere un po' da tante storie, anche da tanti interventi, una parola significativa da custodire durante la settimana. Tra le nostre firme c'è Roberto Beretta, giornalista di Avvenire, c'è Gerolamo Fazzini, direttore di Mondo Emissione, c'è Maria Elisabetta Gandolfi e Guido Moscellin della rivista Il Regno. Aldo Maria Valli, Guido Moscellini, appunto, esatto. Filippo Di Giacomo, tanti altri sono i nomi che partecipano. Ci diceva di alcune rubriche, ci ha citato Dimmi una parola, che è uno spazio dedicato appunto specificamente al Magistero. Poi ce n'è un'altra dal titolo Dal Mondo e La Perla. Di che cosa si occupano prevalentemente? La Perla è una rubrica in cui diamo una segnalazione soprattutto di libri o comunque di riflessioni pubblicate da qualcun altro che possono essere preziose. L'idea è quella un po' della perla nascosta, si pubblica tanto all'interno dell'editoria cattolica, ci sono tanti voci, tanti libri. Noi cerchiamo sempre di non parlare di quelli di cui parlano tutti, ma di andare a cercare qualche tesoro che magari rimane un pochino nascosto. L'altra rubrica grossa è che si intitola Preso in rete ed è curata da Guido Moscellin, è una rassegna stampa sulla settimana, esce tutte le domeniche, in cui Guido guarda un po' quali sono i temi religiosi che sono stati più affrontati dai giornali durante la settimana e anche lui sceglie poi in particolare uno, rilanciando una voce scritta da altri che ci sembra più significativa. Dal Mondo sono articoli appunto che parlano anche della realtà della Chiesa dei cristiani in altri contesti. È un altro dei difetti che se non secondo noi il mondo cattolico italiano oggi un po' ha, quello di chiudersi un po' troppo dentro i propri confini, dentro i propri orizzonti, mentre invece abbiamo bisogno di respirare insomma questo tema dell'universalità della Chiesa, anche perché molte volte possono venire idee importanti, idee anche utili da riproporre nel nostro contesto.
Quindi in un certo senso va anche un po' controcorrente, o comunque c'è libertà di pensiero e di esprimerlo, insomma, questo Sì, uno pensiero. dei principi fondamentali è che non c'è neanche per forza una posizione condivisa tra noi. Una delle cose che ci siamo detti quando abbiamo cominciato questo lavoro è stato quello di dire ciascuno esprime posizioni che sono sue. Quello che appare su Vino Nuovo non è il frutto di un'elaborazione condivisa e a volte capita anche che anche tra di noi ci siano opinioni diverse. Questo è qualcosa a cui siamo un po' poco abituati, ma che forse è utile scoprire, ovviamente dentro il rispetto che esiste per le persone, dentro la voglia di condividere tutti un cammino che è quello dentro la Chiesa, non è che qua ragiona su tutto e su tutti senza dei punti di riferimento, però non aver paura anche di discutere, di confrontare opinioni diverse, ci pare un servizio molto importante oggi. E lo stile è giusto questo di Vino Nuovo, ed esattamente poi quello che arricchisce ognuno di noi, e sicuramente anche voi che siete poi gli autori. Ci sono delle regole all'interno di questo sito, c'è un blog, un forum soprattutto, è un blog, l'abbiamo detto anche Certo. all'inizio, c'è un forum che ha anch'esso delle regole da rispettare. Quali Sì, sono? è aperto ai commenti il nostro blog, nel senso che appunto proprio nell'idea che si riflette insieme, noi crediamo che un ruolo importante l'abbiano anche i lettori, tutti coloro che ci incrociano. Ecco, un'altra cosa da dire è che è un blog in cui tendenzialmente noi mettiamo un articolo al giorno, ogni giorno si trova una riflessione nuova su Vino Nuovo, in maniera tale che così ogni giorno ciascuno può poi anche inserirsi nella discussione. Ovviamente abbiamo posto delle regole che sono quelle di un dibattito che sia appunto intanto aperto al contributo di tutti, ma anche nel rispetto delle opinioni di ciascuno. Una delle cose che invitiamo a fare anche ai nostri lettori è anche quello di intervenire come persone precise. Non ci piace molto Certo, il infatti. Il vezzo che esiste sui blog degli pseudonimi, di nickname nomignoli, famoso. nickname, esatto, che dietro ai quali ci si può spesso fare maschera per scrivere cose magari anche poco carine nei confronti degli altri. Noi crediamo che ci voglia una responsabilità anche nel dibattito e invitiamo a farlo, anche se a dire il vero, se riceviamo un commento, insomma, che rientra in questo stile, anche da qualcuno che magari si è voluto firmare con un nickname, poi alla fine lo ammettiamo lo stesso, nel senso che a noi interessa lo stile molto più delle regole in sé. Insomma, è necessario metterci la faccia e Sì, comunque c'è un questo sì. moderatore come in ogni forum, insomma, che Questo gestisce sì, un po' la ma cosa. non per altro, ma perché purtroppo sappiamo che nella rete lo spam, insomma, la possibilità che entrino cose che magari anche non c'entrano nulla è molto alto, ma davvero se uno va a vedere i commenti dei nostri lettori si rende conto di come non ci siano censure, cioè Certo. anche chiunque interviene criticando in maniera a volte anche aspra quello che scriviamo nel nostro blog a spazio. Ed è proprio il posto ideale questo dove potersi esprimere. Lo dicevamo anche prima. Gli articoli di cui ci parlava, poi è possibile comunque riceverli iscrivendosi alla sezione dedicata alle newsletter. Dunque si è aggiornati anche costantemente, ogni settimana, giusto? Sì, ogni domenica arriva la newsletter che riporta tutti gli articoli che sono usciti durante la settimana e le rubriche della settimana. Alcuni dei temi trattati, educare alla fede, chiesa e politica, chiesa e mass media, i volti della carità, fede, attività, affettività, vita in parrocchia, preti di oggi, etica ed economia, dialogo interreligioso, etica e società, formato famiglia, ce n'è per tutti i gusti, questo è sicuro, Giorgio. Sì, questo è un altro dei punti su cui insistiamo molto. Noi cerchiamo di alternare anche i temi, perché a volte si tende a concentrarsi sempre su alcuni. Lo sappiamo benissimo che quando per esempio si parla di chiesa e politica,
tutti intervengono, tutti hanno qualcosa da dire perché è un tema che appassiona, eccetera. E noi lo facciamo, non ci tiriamo indietro rispetto a questi temi, però ci teniamo anche a parlare di altro, a raccontare anche esperienze molto concrete. Una delle nostre firme che insomma stanno incontrando anche più interesse da parte dei nostri lettori non è di un giornalista ma di un insegnante che si chiama Gilberto Borghi ed è un insegnante di religione, che racconta in maniera molto bella, secondo me, la quotidianità della sfida dell'educare oggi in una scuola superiore, a contatto con i ragazzi di una scuola superiore, sapendo valorizzare anche quello che sono, senza per forza, indulgere al pessimismo. Ecco, questo tema dell'educare, che è un tema, che sta molto a cuore, anche ai nostri vescovi, è un tema che ci appassiona, è un tema che su Vino Nuovo è di quelli che ci interessano di più, soprattutto però l'educare a partire dalla dimensione quotidiana, perché siamo tutti molto bravi a fare conferenze sul tema dell'educare, ma abbiamo bisogno insomma di un confronto concreto con le Con la vita situazioni reale. della vita, esatto. Ci si cala quindi nella realtà e soprattutto, come ci diceva, in quella dei giovani, la realtà giovanile. E sono loro poi che vanno educati ed è emergenza educativa, lo sappiamo bene. Ci diceva Vino Nuovo, il vino nuovo bisogna versarlo in odre nuove. E la frase è tratta, un versetto tratto dal Vangelo di Luca al capitolo 6. Perché questo nome? Ma l'abbiamo scelto per due motivi. Prima di tutto appunto per l'immagine bella della novità, no? Vino nuovo lo suggerisce. Ma quello che secondo noi questa immagine dice di molto bello è anche un certo senso di rottura, cioè l'immagine del vino nuovo se la metti negli odri vecchi non riesce a contenerli. Forse abbiamo un po' bisogno anche di questo, come cattolici oggi. Forse ci siamo un po', chiusi dentro ambienti, dentro steccati, dentro, abitudini che sono un po', un otre che non riesce a lasciare uscire, a lasciare andare in giro questa, ricchezza, questa novità. Ecco, noi abbiamo scelto questa immagine, l'abbiamo scelta come al solito, guardando molto in alto, prendendo un modello molto alto e anche impegnativo, cioè davvero questo non è un blog che ha la presunzione di dire le cose migliori e più E si è capito giuste, questo. ha la pretesa invece di trasmettere uno stile, avendo la consapevolezza che porci in questa prospettiva oggi è importante per tutti. Vino nuovo e vino buono. Possiamo dirlo noi, Giorgio? Ma possiamo dirlo, nel senso che è appunto quello che noi proviamo a fare. Quello che ci interessa di più è appunto creare un'abitudine, lanciare dei sassi nello stagno, ma non con la voglia di così, di distruggere, di mettere tutto in discussione, ma di affinare quello che è il nostro stile di vita come cristiani all'interno della Chiesa e all'interno della società. Perfetto, noi la ringraziamo Giorgio perché ci ha presentato così bene, insomma, il sito vinonuovo.it e invitiamo i nostri telespettatori a visitarlo perché comunque arricchisce davvero per la varietà di temi e comunque per anche la modalità, lo stile di Vino Nuovo che è molto particolare. Sicuramente un posto dove provare a ragionare insieme senza pregiudizi e dove non ci si scandalizzi a priori se due cattolici esprimono idee tra loro diverse quando entrambe nascono dalla voglia di testimoniare il Vangelo. E questo è fondamentale, è tratto anche dalla presentazione del sito stesso. Noi ringraziamo Giorgio Bernardelli che sicuramente magari vogliamo tornare a sentire perché magari può dirci, anche adesso può farlo, ecco Giorgio, c'è un articolo, una sezione che le piace di più delle altre o che a cui è più affezionato? Ma io credo di no, nel senso che vedendo un po' anche
un po' le dinamiche del sito, insomma, un po' anche quali sono le preferenze dei lettori. Vedo come uno dei segni belli sia il fatto che anche temi, articoli che in teoria potrebbero sembrare meno, meno, così, meno attrattivi da un certo punto di vista, invece alla lunga trovano spazio, trovano contatti. Ecco, se devo dire, quello che a me sta più a cuore è quello che dicevo prima, questa attenzione al tema dell'educare, perché credo che sia poi la sfida più importante, perché su tante altre cose, appunto, siamo anche, come dire, anche più facile ragionare. Invece questa sfida dell'educare oggi, di trasmettere il Vangelo alle nuove generazioni, è la sfida più difficile che abbiamo davanti ed è quella su quale anche tutti noi abbiamo meno soluzioni pronte, meno ricette in tasca. Ecco, un luogo come questo può essere un'occasione bella per provare a far fatica insieme, ecco, per vedere che esperienze di tutti, se messe un po' in rete, forse ci possono aiutare. I destinatari tutti, sicuramente, non soltanto in questo caso, stiamo parlando di educazione, non soltanto gli insegnanti, gli educatori, la famiglia stessa, ma tutti in genere possono attingere a questa fonte che è vinonuovo.it. Sì, un'altra delle caratteristiche, cerchiamo anche nel limite del possibile di usare un linguaggio semplice, non sono articoli immediato, scritti è essenziale. Per persone che abbiano chissà quali preparazioni teologiche, letture alle spalle. Il tentativo è quello di parlare davvero a tutti e parlare a tutti anche di tanti altri temi, insomma, la famiglia. Questa settimana, per esempio, c'è la rubrica di Guido Mocellina sul tema dello sport, sul tema dello sport per i ragazzi, su questa provocazione sulla squadra di schiappe. Per dire che ci sono davvero tanti spunti, tanti temi, tante occasioni per provare a riflettere un po' insieme. Davvero accattivante, utile, sicuramente vino nuovo, noi lo consigliamo a tutti, ecco, un buon bicchiere di vino al giorno fa bene, possiamo usare questa frase, vero Giorgio? Assolutamente sì. Quindi uno sguardo nella rete alla ricerca del vino nuovo è sicuramente un ottimo consiglio questo, è sicuramente l'invito che vogliamo fare a tutti coloro che ci seguono da casa. Visitate questo sito perché davvero vi arricchirà e sicuramente vi lascerà anche riflettere sugli argomenti che poi tratta. Grazie certo, a Giorgio. Visitate e commentate i nostri articoli, sì, perché è altrettanto importante. Grazie anche per questo invito. Grazie al Giorgio Bernardelli, che è uno dei tanti promotori di vinonuovo.it.